Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andrò molto a braccio perché ho abbastanza chiaro in testa quello che voglio dire e questo di oggi sarà una sorta di video denuncia perché io non posso accettare che nel 2023 possano accadere determinate cose. Mi sveglio questa mattina, apro Twitter mentre faccio colazione e mi leggo tantissimi tweet di persone intorno alle 11 o mezzanotte di ieri sera che stanno parlando di una Juventus in vendita. E io già qui, boom, mi esplode la testa, perché io sono dell'idea che possa accadere, che la Juventus possa comunque cambiare proprietà da qui a non so quando, perché comunque è una cosa che può capitare, può succedere, io non ci rimarrei male, so che tanti ci rimarrebbero male, io non ci rimarrei male, e anzi, credo che le ultime mosse della Juventus siano andate anche nella direzione della sostenibilità, proprio perché se dovesse arrivare un giorno un'offerta si può valutare e potrebbe diventare anche più semplice cederla, anche se in realtà guardando un po' le altre due squadre big in Italia, quindi Inter e Milan, beh, col Milan ci sono state tante cessioni, tanti problemi, con l'Inter pure. L'Inter in questo momento è anche in una situazione molto delicata dal punto di vista finanziario, come la Juventus, eppure non apriamo le prime pagine dei giornali, del giornale, con la notizia, Juventus in vendita. No, non un punto interrogativo, non una sorta di ma potrebbe capitare. No, Juventus in vendita, vi voglio pubblicare anche proprio la prima pagina per dimostrarvi quello che è accaduto questa mattina. Il tramonto di Casa Agnelli, in corso le grandi manovre per preparare l'addio al club. Dove è finita la Torino degli Agnelli? Dove sono gli Agnelli? La storia della famiglia ha cambiato la trama e gli interpreti. Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie con l'ex presidente trasferitosi in Olanda e il club sull'orlo del collasso. Un bilancio devastato tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un'opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato, destinato a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un'epoca, l'inizio di un'altra impresa lontano da Torino. Allora, tu leggi questa prima pagina, questo titolo, questi trafiletti e pensi, cazzo, ma questa è una notizia, scusate, voglio essere scurrile, questa è una notizia. Cioè, sta accadendo questa roba qui. Gli Agnelli sono scappati, Elkann non ne può più, la Juventus ha fatto queste cose perché sta per vendere, la Juventus è in vendita e a breve arriverà un'offerta, a breve la Juventus cambierà proprietà. Perché questa è una notizia. Vi lascio il link dell'articolo in questione. Io questo Tony Damascelli lo conosco più che altro perché quando c'erano davvero la Juventus al centro di cose giudiziarie, abbiamo letto le ipotesi più disparate. O anche mi è capitato di vedere su Twitter un articolo scritto dallo stesso giornalista nel 2006 durante Calciopoli in cui paventava appunto l'ipotesi di una Juventus in vendita. Io parlo di ipotesi perché apro l'articolo che vi metto, ripeto, qui sotto in descrizione, potete verificare anche voi, ma vi metto lo screen e c'è scritto: la holding olandese, quindi Exor, cui fa capo 18 consigli di amministrazione convocati in un solo anno, la vergogna per la vicenda giudiziaria per arrivare all'acida definizione interna di società fuori controllo con l'ipotesi sempre più verosimile di una vendita del club, la cui condizione contabile, perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti addirittura superiori e un valore di borsa di 800 milioni, pesa in modo non sostenibile su Exor. Allora, che pesi in modo non sostenibile su Exor, mi faccio una grassa e grossa risata. Parto da questo presupposto. Però, ribadisco un concetto, c'è scritto ipotesi. Quindi tu non puoi prendere una prima pagina di un giornale, scrivere la Juventus è in vendita, stanno succedendo queste cose, e dentro un articolo che parte parlando di Fiat, parlando di Agnelli, parlando degli Elkann, parlando di Calciopoli, poi un trafiletto alla fine dice c'è questa ipotesi che la Juventus possa vendere. Allora queste sono tue opinioni, non è una notizia. Non è una notizia. Ne stiamo parlando, stiamo facendo il loro gioco. Sì, assolutamente, ma questo è un video di denuncia. È un video di denuncia perché il giornalismo sportivo in Italia non può raggiungere questi vertici, questi apici. Ora, io vi dirò una cosa. Il calcio è diviso in due cose, in due frangenti. C'è il calcio sport, è quello che guardiamo, le partite, la cosa che appassiona più o meno tutti, e il calcio politica. Ecco, io dal calcio politica prendo assolutamente le distanze. Ma ve l'ho sempre detto, mi fa schifo parlare di tutto quello che riguarda il fuori del calcio.
calcio, le varie poltrone, le varie amicizie, le varie cose che sono veramente politica, e questa è una di queste, e questo è assolutamente un comportamento da denunciare, perché il giornalista sportivo dovrebbe intanto preoccuparsi di parlare di sport, se no fa il giornalista di politica, e questo non è un articolo sportivo. Di calcio non si parla mai. Non c'è nessun riferimento al calcio giocato. Si parla soltanto di politica applicata al calcio. Balbetto perché sono arrabbiato. Sono arrabbiato al tal punto che mi tocca leggere dopo veramente pochissime ore. Esce la prima pagina del giornale di notte, la mattina, tramite ANSA, Exor è costretta a fare una smentita. Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite da ogni fondamento. Lo precisa un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera. Sul giornale Oggi l'Edicola si parla di grandi manovre per preparare l'addio al club. Cioè, Exor e comunque la Juventus, dato che stiamo parlando di società quotate in borsa, sono costrette, no, a smentire di fronte agli investitori, perché se io metto dei soldi all'interno di una società per azioni, se questa poi deve cambiare proprietà, deve vendere, io dovrei avere tutto il diritto di sapere. Sono costrette a smentire poche ore dopo. E non esiste, questa roba non esiste. Se tu ti vuoi scrivere il tuo articolo in cui hai la tua ipotesi che la Juve possa fare una roba del genere, allora il titolo non può essere "La Juventus è in vendita, punto". Una domanda? La Juventus sta preparando alla cessione? Exor sta pensando di cedere la Juve? Elkan non è più interessato ad andare avanti con la Juventus? La Juventus è in vendita. Passa tutto un altro messaggio. Leggi il trafiletto, la Juventus sta già facendo sta roba. Leggi l'articolo, è un'ipotesi. Tanto che Exor deve fare la smentita. Ora, qui apro due parentesi. Uno, io spero che ci possa essere anche un seguito a questa cosa e non solo la nota di Exor tramite l'ANSA, perché sarebbe veramente ridicolo fermarsi a questo punto, perché un giornalista, una penna, una firma deve assumersi poi le responsabilità di quello che scrive. È un giornalista sportivo, non si parla di sport, qua si parla di roba grossa. Exor, credo che, ripeto, mi faccia una grossa risata sentendo che Exor non può più sostenere i conti della Juventus. Apro e chiudo parentesi, quante squadre in Italia ci sono con i conti e i bilanci non a posto? Chiusa la parentesi. E allora poi ti devi anche assumere responsabilità. In seconda battuta, mi piacerebbe molto vedere la Juventus che si muove con questo tempismo e questa rapidità anche quando si tratta di altre questioni, perché ci sono tante questioni, tanti problemi alla Juventus, nella Juventus, tante persone, tante testate, tanti giornalisti o presunti tali che scrivono cattiverie gratuite sulla Juventus e non ci si muove mai. Si deve muovere solo Exor quando si parla di cessione. Perché? Perché sennò gli investitori potrebbero preoccuparsi. Mi piacerebbe vedere una Juventus molto più attiva da questo punto di vista, perché negli anni penso che ne stiano facendo passare un po' troppe, a partire dal fatto che il processo Prisma vede la sede spostata a Roma. Io credo che l'anno scorso sia stata fatta una porcata senza nessun precedente dal punto di vista sportivo. Io non ne parlo di queste cose perché mi fanno schifo, eppure anche qui, adesso voglio togliermi dei sassolini nella scarpa, purtroppo c'è una parte di utenza che è legata al calcio solo per queste cose qui. Non gli interessa niente poi vedere il pallone che entra in porta, il calendario, la struttura, quello che è la partita, non mi frega il calcio, niente. Ci limitiamo soltanto alla polemica e alla politica, e certe persone purtroppo in Italia mangiano con il calcio senza saper niente di calcio, perché parlano di politica e tirano fuori la polemica. Oggi sono arrabbiato perché queste cose non possono passare inosservate, non possono passare in secondo piano. Queste cose mi fanno arrabbiare, e dato quella fortuna di avere una cassa di risonanza abbastanza ampia tra il tifoso juventino e comunque in generale nel calcio, ne voglio parlare. Questa roba non può esistere. Poi, che la Juventus voglia vendere o no, io qui non lo so, alzo le mani e dico: se venderà ci saranno le loro motivazioni, se terrà ci saranno le loro motivazioni. Che la Juventus oggi sia in difficoltà non è una novità. Giuntoli alla presentazione ha detto: non è un segreto che dovremo dare una sistematina ai conti. Mi pare che abbiano fatto un calciomercato proprio da questo punto di vista, e credo che quando uscirà il prossimo bilancio avremo un'idea più chiara di quella che è la situazione. E se poi Elkan, Agnelli, Exor vorranno vendere, lo faranno in una seconda battuta, in un secondo momento, senza che ci sia la necessità, durante una pausa nazionale perché non ci sono notizie,
di fare un articolo spacciandolo per notizia, per poi aprirlo, leggere un'opinione, per di più con ipotesi. Perché sono discorsi diversi, notizie, opinioni, ipotesi sono tre concetti differenti e questa cosa va messa in primo piano. Quindi questo è quanto, io credo che sia un po' la mia crociata, la mia missione qui sul web, cercare di ripulire un po' quello che è il racconto e l'analisi del calcio rispetto ai tanti danni che purtroppo sono stati fatti negli anni, perché siamo arrivati a costruire un ambiente secondo me malato, non sano, e io sarò una goccia nell'oceano, voi sarete una goccia nell'oceano, ma finché saremo tutti insieme compatti a combattere contro queste cose e a cercare di preservare quello che invece è il valore del calcio, lo sport e i valori dello sport, quello che amiamo, cioè il pallone che rotola sul campo da calcio, piuttosto che interessarsi sempre solo al resto, perché è più facile, perché è più comodo, perché si crea la polemica, allora finché saremo tutti insieme io sono convinto che ci sarà una speranza per un mondo migliore dal punto di vista comunicativo e dal punto di vista sportivo. La Juventus ha tanti problemi? Sì, ed è per quello che mi piacerebbe sentire una presa di posizione da parte della società. Discorso relativo al tifo, ho scritto un articolo su questa cosa. Discorso dal punto di vista sportivo, discorso dal punto di vista economico, discorso dal punto di vista tutelativo nei confronti di tante persone che purtroppo con la Juventus ci mangiano, ci campano, sparando, spalando sempre sterco, perché voglio concludere con un po' più dignità, sulla Juventus con cose anche infondate. Un esempio l'abbiamo appena letto.